Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di mister Massimo Rastelli. Ci sarà un breve intervento introduttivo del presidente Angelo Antonio D'Agostino e dopo apriremo le domande per il mister. Prego presidente. Buonasera a tutti e benvenuti, come sempre tanti. Sono contento perché è un momento importante, è un momento di svolta, anche perché, come tutti voi sapete, vedete, avete visto, abbiamo dovuto cambiare qualcosa in corso, anzi qualcosa di importante in corso, perché le cose non sono andate secondo come noi avevamo preventivato e quindi abbiamo cercato di porre rimedio, spero in tempi giusti, per cercare di portare avanti quelle che sono le nostre convinzioni dall'inizio. Chiaramente non sempre si indovina quando si fanno le cose, noi ce ne siamo accorti. Quindi ecco qua che siamo qui a prenderci le nostre responsabilità per quello che è il campionato fino adesso che abbiamo giocato, e però penso che siamo ancora in tempo perché è un punto di partenza per riscrivere una nuova pagina. Come giustamente ho detto prima, purtroppo quando uno fa una squadra pensa di fare sempre il massimo, così come noi abbiamo cercato di fare all'inizio. Poi i risultati, ahimè, sul campo ci hanno dato un po' torto e noi siamo i primi responsabili, essendo io il presidente, essendo noi la proprietà, chiaramente di quelli che sono i risultati. Mi dispiace solo che alcune mie conferenze stampa prima di queste sono state un po', credo, fraintese, perché si è parlato di prendere in giro, che non sono stato molto chiaro nelle cose. Ovviamente qualcuno mi ha definito un sognatore e quando io ho detto quelle parole l'ho dette perché sogno e continuo a sognare. Siamo qua apposta oggi perché vogliamo continuare a sognare, perché non penso che nessuno può vietare agli uomini di sognare. I sogni sono la forza della vita, e quindi è normale che non volevamo sicuramente avere questo epilogo, però purtroppo poi alla fine abbiamo dovuto cambiare sperando che, ecco, la nuova pagina, come dicevo prima, si è cominciata a scrivere già domenica scorsa con la prima vittoria fuori casa, e mi auguro che per questo progetto che noi abbiamo in testa da poter portare avanti in questo anno e mezzo e oltre, spero per sempre, con il mister Rastelli, ci possa dare quello che sono le nostre soddisfazioni, i nostri pensieri per cui abbiamo programmato questa stagione e anche la prossima stagione. Ci auguriamo che tutto questo possa avvenire e credo che ci siano tutti gli ingredienti per poterlo fare. Come dicevo prima, io ho avuto anche un chiarimento con i tifosi, perché mi fa un chiarimento dopo la penultima partita in casa, dove abbiamo poi alla fine pareggiato quella partita, e ho avuto un confronto con i tifosi e cercare di fare chiarezza con i tifosi, perché io sono, come ho sempre detto e lo ripeto ancora qui fino alla noia, uno di loro e sono il primo a soffrire più di loro. Quindi chiedo scusa a loro se sono stato frainteso in quelle che sono ed erano i nostri progetti, ma siamo qua apposta a riparare per dimostrare ancora una volta che quello che era la nostra idea, quella che è la nostra idea, è sempre la stessa. Per cui non credo che nessuno di noi, soprattutto io, abbia potuto pensare minimamente di prendere in giro nessuno, perché sarei primo me stesso a prendere in giro. Quindi su questo vorrei chiarire questo aspetto perché è fondamentale. Siamo qua, abbiamo, credo, preso un mister che è voluto prima di tutto dalla piazza, ma anche il suo passato lo dimostra per le capacità e le competenze che ha, per dimostrare ancora una volta che il nostro progetto è un progetto credibile, ma soprattutto che ci crediamo nelle cose che vogliamo fare. Non vogliamo assolutamente prendere in giro nessuno. Questo è un momento di fare sintesi. Ricominciamo a scrivere una nuova pagina. Chiedo a tutti voi, per vincere un campionato non ci vuole solo la squadra, il mister e la società, ma ci volete voi, ci vogliono i tifosi, ci vuole tutto. L'ambiente deve essere quello che è. Facciamo finta che fino adesso noi abbiamo sbagliato delle cose, altri hanno sbagliato delle altre, ma i primi a sbagliare siamo stati noi, e questo purtroppo noi ce ne accorgiamo e mettiamo rimedio. Ma questo lo chiedo a tutti, che da questo momento in poi riusciamo a fare veramente sintesi, perché per vincere
noi dobbiamo vincere tutti assieme, tutti, voi siete i primi, insieme alla squadra del mister, ma anche i tifosi e tutti quanti. Chiedo ai tifosi, soprattutto nella prossima sfida che voi sapete tutti quanti che incontriamo la prima in classifica, imbattibile, chiedo ai tifosi domenica di essere, ecco, l'uomo in più in campo, così come sempre si dice nel gergo calcistico. Poi direi di ritracciare una linea magari a fine campionato, a fine girone di andata, per cui per me oggi è cominciata con lui una nuova sfida, per cui credo in quello che è stato fatto e con l'aiuto del mister credo che potremmo raggiungere e fare bene, o quantomeno avvicinarci a quelli che erano i nostri progetti iniziali. Poi oggi insomma è un giorno particolare, perché credo che è importantissimo che voi tutti, più che con me che ormai ci siamo già parlati più volte, sono pronto quando volete anche in futuro a qualsiasi tipo di confronto, ma credo che la cosa importante è che abbiamo qui il nuovo mister e ognuno di voi possa in qualche modo fare tutte le domande che vuole, parlare direttamente, liberamente. Noi con il mister Rastelli ci siamo intesi subito, per me è stato molto facile perché diciamo ho giocato su un terreno facile, in quanto è una garanzia, quindi sono convinto di fare bene, questo è quanto. Quindi a questo punto lascerei a voi il mister. Grazie Presidente. Bene. Mister, ci avvicendiamo, sì, così iniziamo con la conferenza, facciamo un discorso introduttivo del mister e partiamo con la prima domanda. Siamo pronti, mister? Prego, mister. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. È un piacere rivedervi dopo un po' di anni. Con molti di voi, insomma, mi sono sentito spesso che mi avete rotto le scatole a fare interviste quando stavo tranquillo a casa. E felice di essere ritornato dove comunque sono state scritte pagine importanti. E se ho accettato di ritornare, perché penso ci siano le condizioni di poter far bene. Naturalmente sono pronto a rispondere a tutte le vostre domande, come è normale che sia quando si ritorna in un posto dove si è stati bene, dove si è stati comunque apprezzati. C'è sempre un pizzico di emozione, però ripeto, è un piacere di essere ritornato qui, di rivedere tanta gente che comunque mi è stata vicina negli anni passati, e quindi sono pronto comunque a rispondere a tutte le vostre domande. Buon pomeriggio, mister. Ciao. Pellegrino Marciano, prima di voi nostra. Io andrei sull'impatto emotivo, insomma, di quella che è stata la trattativa, la telefonata, di quelle ore concitate poco prima, insomma, di firmare il contratto. Insomma, se ci vuol raccontare un po' com'è andata. Sì, vabbè, avevo visto poi la mattina dopo che Enzo mi aveva chiamato sabato sul tardi, ma io stavo già dormendo, quindi ho visto la chiamata la mattina successiva e ho mandato un messaggio, ho detto ti richiamo appena finisco di fare colazione, e quindi insomma Enzo mi ha chiesto eventualmente la disponibilità, naturalmente, per poter poi presentarsi davanti alla società e poter insomma fare il mio nome. Naturalmente la chiamata di Enzo ha smosso un po' le acque. C'è stata successivamente poi la telefonata del presidente, che naturalmente ha detto quelle che erano magari le parole che volevo sentire, e quindi da lì in poi naturalmente si è acceso un po' il fuoco, e ho chiesto al presidente di avere almeno qualche oretta di riflessione per capire se avevo comunque le motivazioni e la volontà di comunque affrontare questa sfida comunque importante, difficile nello stesso modo. E quindi dopo un paio d'ore ho chiamato il presidente, poi ho chiamato Enzo, e quindi ho detto loro che
davo la disponibilità a, comunque a parlare ad una trattativa, e quindi nel pomeriggio di domenica Enzo è venuto a casa, abbiamo chiacchierato, è stato semplice perché Enzo lo conosco molto molto bene, abbiamo lavorato insieme e quindi speravo un giorno di poter lavorare ancora con lui. Ci siamo intesi, naturalmente alla fine dell'incontro in modo dettagliato ha detto alla proprietà quelle che insomma erano le mie idee, e io solo ho aspettato insomma che loro mi chiamassero per incontrarci, guardarci negli occhi e concludere l'accordo. Mi alzo così. Salve mister, noi ci siamo intravisti a Francavilla Fontana per un rapido saluto, comunque bentornato anche da parte mia e da parte nostra di Radio Punto Nuovo. Grazie. Allora, due cose rapide ma che si intersecano sostanzialmente. Pochissimi giorni per conoscere i giocatori, la rosa, le caratteristiche di questa rosa, e tanto è vero che forse proprio essendo legato alle caratteristiche della rosa certe scelte, abbiamo visto un modulo in campo a Francavilla Fontana che non ci aspettavamo, a dire il vero, visto i precedenti da lei utilizzati, i moduli precedenti. Ecco, proprio da questo punto di vista, che squadra ha trovato e se questa idea di giocare in quel modo può essere anche sfruttata da qui in avanti, l'attesa poi di gennaio, che magari sarà un altro tema che toccheremo. Grazie. Diciamo che l'unico calciatore che ho avuto alle mie dipendenze è stato Marcello. Poi conosco tanti altri calciatori, naturalmente, perché o l'ho incontrato da avversari o perché magari viste in altre immagini, in altre partite. Però la verità è che tu il calciatore poi lo conosci a 360 gradi solo quando ce l'hai sott'occhio tutti i giorni, no? Perché al di là degli aspetti tecnici, degli aspetti tattici, però poi la conoscenza vera è quella quando capisci la personalità, il carattere, la predisposizione, insomma sono tutte cose che completano il quadro di informazioni per un allenatore. E quindi subentrando praticamente sono arrivato a fare il primo allenamento giovedì, venerdì è stato il primo vero allenamento che abbiamo fatto, dove abbiamo avuto la possibilità velocemente in poco tempo di preparare la gara di Francavilla. E quindi il pensiero è stato quello di dare più certezze possibili per una squadra costruita comunque in un certo modo, e quindi evitare di fare confusione, di appesantire ancora di più la testa di questi ragazzi. E quindi il mio compito è stato quello di fare le cose più semplici possibili, lavorare naturalmente velocemente venerdì sotto l'aspetto tecnico-tattico, far vedere come dovevamo comportarci nelle due fasi di gioco, e lavorando naturalmente sulla testa, sulle motivazioni, il far capire ai ragazzi cosa significa indossare la maglia dell'Avellino, cosa significa lo stemma del lupo, è un simbolo, e questo simbolo noi lo dobbiamo portare in campo, non solo attaccata alla maglietta. E queste piccole cose ho cercato di trasmetterle velocemente, e credo che la partita di Francavilla, ma soprattutto i primi 30 minuti, abbiano dimostrato come i ragazzi abbiano capito cosa c'è bisogno di mettere in campo, e che poi sappiamo che all'interno di una partita ci sono tante partite dove lì poi con calma, attraverso il lavoro, la crescita, riusciremo a migliorare le tante cose che vanno migliorate. Ciao, bentornato. Ciao, innanzitutto. Ciao. Senti, il Presidente parlava di sogno, e ben venga il sogno. Come dice un nostro concittadino, Gigi Marzullo, i sogni aiutano a vivere. Però per realizzarli bisogna lavorare. Ecco, tu hai lasciato un progetto che appartiene al passato e ne hai intrapreso un altro con tutte le motivazioni e le scelte che hai anche accennato. Per un allenatore mettersi in discussione, diciamo, è pane quotidiano. Dopo il primo scoglio ce n'è un altro molto molto acuminato, molto molto difficile. La prima forza del campionato, il Catanzaro. Ecco, insomma, ti volevo chiedere come si presenterà il tuo Avellino a questo esame, che sarà il primo, diciamo, importante, ma sicuramente non l'ultimo. Ma la cosa importante è che tra me e la società, tra me soprattutto il Presidente, c'è la stessa visione. Quindi se ho accettato è perché abbiamo una visione comune di dove questo percorso intrapreso giovedì scorso debba portarci da qua al prossimo futuro. Quindi questo è stato fondamentale affinché io potessi accettare questo tipo di sfida. Poi abbiamo tutta la settimana di tempo per preparare al meglio la gara. Ho visto 4-5 gare dell'avversario,
sappiamo naturalmente chi andiamo ad affrontare e per il resto lo vedete domenica. Ciao mister. Oh, ciao Titti. Non nascondo che secondo me siamo un po' tutti emozionati oggi, è come un filo che si riannoda. Allora, ci hai lasciato con quel 3-2 di Bologna e sei ritornato con un 3-2. Quello rimane un conto in sospeso, che nella tua vita, per quanto la tua carriera poteva anche continuare a essere in Serie B, tu sai benissimo che qui hai tutto da perdere e tutto da guadagnare, perché in fondo Avellino è la tua grande occasione e fallirla potrebbe essere pericoloso. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, ci hai raccontato le tue emozioni, però dopo tanto tempo alla presentazione di un allenatore sono tornati i tifosi fuori. Ti chiedo, ieri c'erano 50 persone all'allenamento e sono più di 400, 350, mi auguro 400 i biglietti venduti. Sai che ci vuole poco ad accendere il fuoco. Che città hai trovato, che senti? Cioè anche quelli che ti contestavano, che quando te ne sei andato ti hanno chiamato traditore, la tua assenza è diventata una presenza importante. Grazie. Titti, è normale che io so cosa mi aspetta, va bene? Però a me non mi ha regalato mai niente nessuno. Io sono arrivato ad allenare in Serie A perché ho vinto i campionati, lavorando con squadre umili, lavorando con squadre forti e lavorando con giocatori di grandissima qualità. E quindi il lavoro non mi spaventa. So che ho lasciato alla fine, secondo me, di un percorso dove abbiamo tentato in tutti i modi di raggiungere quel sogno. Poi si è creata un'opportunità professionale, va bene? Dove naturalmente uno deve decidere per il bene anche della propria carriera. E credo che poi quello che è stato, credo che mi abbia fatto capire che era la scelta giusta. La contestazione dei tifosi era normale per l'amore e l'affetto che avevano nei miei confronti, questo è indubbio, quindi li capisco. E me le aspettavo, non mi aspettavo niente di diverso, però so quanto siano per noi una grande risorsa. Noi adesso dobbiamo essere bravi a fare in modo che i tifosi ci diano una mano sempre, che ci siano veramente, è una frase fatta, il 12° in più, perché li conosco, ho avuto la fortuna tra virgolette di prendere il meglio da questa piazza, pur avendo momenti difficili, perché non ci sono mai stati, non è mai stato rose e fiori, no, ci sono stati bei momenti, momenti di difficoltà, e noi dobbiamo essere bravi in quei momenti di difficoltà, no, a fare quadrato, a rimanere lucidi, a mantenere un certo equilibrio, perché sappiamo dove vogliamo arrivare. È normale che c'è bisogno dell'aiuto di tutti, perché, come ha detto il Presidente, lui è il primo tifoso, soffre, per di più caccia i soldi e deve prendere pure le critiche. E non è facile, però il tifoso è tifoso e va rispettato, va bene? Voi siete dei professionisti, comunque siete una figura importante nel panorama del calcio, va bene? E quindi anche voi siete tifosi, ma nello stesso tempo dovete raccontare, e dovete raccontare la verità. Poi lo sapete, voi avete un mestiere delicato, perché una parola detta in un modo o detta in un altro fa la differenza. Se volete massacrare una persona, sapete come farlo, con lo stesso concetto volete comunque un attimo di benevolenza, sapete come usare, va bene? Quindi, come ha detto il Presidente, abbiamo tracciato una linea, iniziamo un nuovo percorso. Sapete che ho sempre avuto massimo rispetto per voi, nessuno di voi credo possa alzare la mano e dire il mister mi ha chiamato, mi ha fatto una chiavica perché ho parlato male di lui, l'ho criticato. Anzi, vi ho chiamato per ringraziarvi se qualche volta avete parlato bene, o spesso avete parlato bene, ma mai non mi ha chiamato perché mi avete criticato. Però ragazzi? Ciao Massimo, innanzitutto ovviamente il mio più affettuoso ben trovato ad Avellino.
Praticamente io sono stato molto critico, ovviamente sempre in termini di critica costruttiva per il grande amore che provo per questa maglia, quindi prima da tifoso e poi da opinionista e giornalista, sono stato molto critico nei confronti di questa società. Perché oggettivamente nell'ultima stagione insomma sono stati commessi tantissimi errori, però nello stesso tempo con la tua venuta qui ad Avellino devo fare un plauso oggettivo e doveroso al presidente D'Agostino per avere portato qui ad Avellino l'allenatore più longevo sulla panchina bianco-verde, lo dice la storia, e anche a mio avviso il più vincente. Perché praticamente tu hai vinto un campionato nel primo anno e addirittura poi hai chiuso il ciclo triennale con quella clamorosa e maledettissima traversa di Gigi Castaldo a Bologna. Si era chiuso inevitabilmente un ciclo, tu giustamente hai, come dire, sei passato a una categoria superiore, cioè superiore a una società che ambiva ad andare in categoria superiore. Questo non da tutti è stato capito, tanto è vero che qualcuno ti ha tacciato di essere un traditore. Ma al di là di questo, insomma, veniamo alle cose tecniche e al sodo. Tu sei venuto qua ad Avellino, hai praticamente trovato, non dico delle macerie, ma quasi, perché la classifica restituita dopo le prime 9 giornate, non parlo della partita di Francavilla che ti ha visto brillante protagonista, ma dopo 9 giornate l'Avellino aveva appena 8 punti, mi pare che una miseria del genere non si riscontrava da tantissimi anni. Questo in ragione purtroppo di una campagna acquisti estiva, insomma, che dire infelice significa usare un eufemismo, perché purtroppo il campo in queste 10 giornate, dico 10 anche la tua, sì, anche la tua partita, ha restituito dei limiti strutturali in questa squadra, strutturali non solo e non tanto sul piano tecnico ma anche sul piano della mentalità e della personalità. E in questo senso ti volevo chiedere se era possibile, magari, visto che ci sono 3 estromessi, 3 fuori rosa, oltre a Forte, se era possibile reintegrare e recuperare Scognamiglio, che dal punto di vista della personalità può fare da maestro a tutti. Allora Rino, è normale che io di quello che è successo prima del mio arrivo naturalmente non... diciamo, non mi interessa, a me interessa aver valutato l'organico di questa squadra, di aver visto che c'è qualcosa su cui si può lavorare. Naturalmente ci sono delle cose da migliorare e solo attraverso il lavoro quotidiano noi possiamo naturalmente nascondere, tra virgolette, un po' i difetti che eventualmente abbiamo e naturalmente esaltare le tante qualità che ha questa squadra. Voglio farvi capire una cosa. Io sono stato normalmente spettatore esterno, no? Perché seguo comunque le vicende dell'Avellino per affetto, sia quando allenavo che quando naturalmente uno poi sta a casa. Purtroppo a inizio stagione, ti ripeto, al di là dell'organico in generale, però secondo me si è iniziata la stagione come se la squadra fosse retrocessa, con un clima da retrocessione, e non con un clima di dire abbiamo magari non raggiunto un obiettivo, ma siamo pronti, rinvigoriti per ripartire con rinnovato entusiasmo. E quindi io credo che sia tra i vecchi che tra i nuovi l'impatto nella nuova stagione abbia un po' creato difficoltà nel fare gruppo, nel cimentare il lavoro, e quindi anche l'allenatore che c'era all'inizio stagione, Roberto, credo abbia avuto questo tipo di difficoltà. Quindi sta a me adesso, naturalmente conosco l'ambiente, conosco la piazza, conosco insomma cosa ho l'esperienza per cercare di intervenire nel miglior modo possibile, cercando naturalmente di entrare subito nella testa dei ragazzi e capire subito cosa questa squadra abbia bisogno, e poi cercheremo, come ho detto, passo dopo passo, partita dopo partita, mattoncino dopo mattoncino, senza stare a guardare troppo in là. Adesso dobbiamo pensare alla gara di domenica, dopo penseremo alla prossima e poi a fine stagione tiriamo una somma e vediamo quello che siamo stati in grado di raggiungere. Ripeto, cercando di rimanere tutti uniti, ognuno cercando di fare al massimo e al meglio il proprio mestiere, il proprio lavoro, e come ho detto sempre, nel rispetto
nel rispetto altrui. Quindi io rispetto di voi, voi dovete avere rispetto nella mia persona e chi naturalmente lavora all'interno di questa società, che ha lo stesso obiettivo che avete voi. Purtroppo il calcio non è una scienza esatta, va bene? Il Bari ci ha messo 3 anni e aveva organici da Serie B, non c'era un solo giocatore che avesse giocato in Serie C, eppure ci ha messo 3 anni. È uno dei campionati più difficili da vincere. Quindi cosa significa? Che tu puoi fare anche la migliore squadra costruita a giugno, ma non è detto che vinci il campionato, perché è un percorso di 10 mesi dove può succedere di tutto. E allora lì bisogna essere bravi, lucidi, a capire e a gestire i vari momenti. Io ho l'esperienza per poter guidare determinati momenti, ma perciò vuole l'aiuto di tutti. I fuori rosa, allora, Forte, che naturalmente è stato reintegrato, così come sia Scognamiglio che Sbraca comunque sono riportati all'interno e lavorano completamente con la squadra. È chiaro che sono 5 mesi, 6 mesi che non lavorano comunque col gruppo, piano piano cercherò sempre di coinvolgerli e in base alle esigenze, se ci sono le condizioni per poterli buttare dentro, li buttiamo dentro, ma non è un percorso semplice. Io in 2 mesi adesso devo cercare di trarre il meglio da quello che ho, da quelli che stanno bene, però ripeto, non mi piace, non mi è mai piaciuto lasciare nessuno indietro e poi naturalmente sta a loro, comunque con l'impegno, sono comunque ragazzi seri, non hanno mai dato fastidio e quindi comunque lavorano in questi 7 giorni da quando sono arrivato, ormai sono 6 giorni, hanno sempre lavorato con gruppo, qualcuno magari a parte, ci mancherebbe, però hanno sempre lavorato. Mister, buonasera. Ben ritrovato innanzitutto. E a proposito dei giornalisti che le hanno rotto le scatole, così tra le virgolette. Esatto, precisamente. Lo scorso 8 settembre in un'intervista al Mattino lei disse: se torno ad Avellino è solo per concludere il lavoro. Ora è chiaro che bisogna pensare al presente, a uscire da questa situazione, ma mi ricollego anche un po' alle domande fatte in precedenza. Il sogno è quello, oltre la B, davvero di chiudere quel cerchio, di tornare a quella categoria che ormai non si nomina nemmeno più, e poi visto che c'è anche il suo staff, così a modo di presentarlo, abbiamo già letto i nomi nel comunicato di Alfonso, anche il clamore che ha suscitato questa notizia di David Day che ha deciso di rinviare magari il suo arrivo ad Avellino, che comunque è stato molto apprezzato per le sue doti umane e resta un componente del suo staff. Grazie. Ah, ti ripeto, come ho detto prima, tra me e il presidente della società c'è la stessa visione. È chiaro che adesso noi dobbiamo pensare al presente, il presente significa la gara di domenica e da oggi, cioè da sabato scorso, abbiamo intrapreso un percorso. In questo percorso sappiamo sarà un percorso tortuoso, un percorso difficile, un percorso pieno di insidie, però da parte mia c'è la grandissima motivazione, la grandissima volontà di, attraverso il lavoro, di riuscire comunque piano piano a risollevare innanzitutto una classifica deficitaria in virtù anche della qualità dell'organico e poi, ti ripeto, piano piano, se riusciamo a consolidare questa crescita, continuiamo a consolidare i risultati, perché noi dobbiamo essere bravi a coniugare crescita individuale, crescita di gruppo, mentalità, con lo stesso tempo con il risultato, perché con quello, vedi, si lavora meglio, c'è più entusiasmo, si crede di più nelle cose che fai durante la settimana e quindi, però la visione, ti ripeto, è quella, ma noi dobbiamo in questo momento pensare all'oggi e non andare troppo in là con i pensieri. Naturalmente il mio staff, ho la fortuna, anzi devo anche ringraziare la società che comunque ha fatto uno sforzo importante affinché potessi avere uno staff completo proprio per curare tutti gli aspetti, tutti i particolari e quindi naturalmente c'è Dario Rossi che è il mio secondo ormai storico, ha iniziato a farmi da collaboratore nella mia prima esperienza alla Juve Stabia, poi c'è Fabio Esposito, il preparatore atletico che era qui nelle nostre precedenti esperienze, Marco Cossu che ho avuto il piacere di conoscere a Cagliari e quindi ho apprezzato le sue qualità, quindi ho chiesto la sua disponibilità, è stato molto
bravo insomma a seguirmi, e naturalmente ritrovo Pietro Laporta, che è stato il mio primo preparatore alla Juve Stabia, e Angelo Pagotto, che naturalmente conosco come professionista, e quindi quando poi la società mi ha detto che c'erano queste due figure ho detto per me problemi non ce ne sono, perché voglio creare un super staff, perché veramente lo vogliamo dare a questi ragazzi tutti i supporti possibili e immaginabili per renderli più bravi, più consapevoli e più forti. E augurandomi che Davide il prima possibile riesca a risolvere le sue problematiche, perché è una figura per me importantissima, farà qualcosa di diverso dal preparatore in questo staff, e insomma mi auguro che nelle prossime settimane ci raggiunga. Ciao Massimo, buonasera, ben ritrovato. Grazie. Un po' il sorriso è ritornato a tutti, ecco, dobbiamo mantenerlo. Ti volevo chiedere, certo, hanno già detto un po' tutti i colleghi per quanto riguarda la squadra, effettivamente avrai visto i filmati della squadra, anche delle partite precedenti, cioè le pecche di questa squadra sono chiare, solo chi non vuole vedere non vede. Comunque, volevo chiedere a te, noi più che squadra hai trovato, ma noi che Massimo Rastelli ritroviamo? Cioè, nel senso, dopo tutti questi, dopo gli anni che sono stato qua ad Avellino, ho avuto tante esperienze, cioè sicuramente un Massimo Rastelli con esperienze maggiori, no? La Serie A, il Cagliari, anche le esperienze alcune non piacevoli di Serie B negli ultimi anni. Noi cosa ci dobbiamo aspettare da Massimo Rastelli? E poi volevo chiederti se a giugno eri stato contattato, perché aspettarsi Massimo Rastelli a giugno è una cosa, aspettarsi con un Avellino con la vita così lontana è un'altra, il tuo lavoro sarà ancora più duro, e il sogno dei tifosi naturalmente non può essere quello di averti avuto qui a giugno. E poi l'ultima domanda, velocissima, ti volevo chiedere cosa significa, se tu ce lo puoi dire naturalmente, quello che il direttore sportivo ha detto qui in conferenza stampa, Massimo Rastelli a carta bianca. Grazie Massimo. Prego, allora ritrovate lo stesso Rastelli di 10 anni fa, affamato, determinato, con grandissime motivazioni, perché non mi posso permettere, non mi sarei potuto permettere di tornare ad Avellino con motivazioni diverse. È normale che sono un allenatore più completo, con più esperienza, ho vissuto naturalmente tante altre situazioni che mi hanno permesso di crescere, ho avuto con me collaboratori che mi hanno comunque completato, ho imparato tantissimo anche da calciatori che ho avuto nel recente passato, perché poi da calciatore impari tantissimo, quindi sotto questo aspetto mi sento più completo. Dal punto di vista, ripeto, umano non è cambiato niente, e anzi so la responsabilità maggiore che ho rispetto a 10 anni fa. 10 anni fa ero un allenatore alle prime, diciamo, esperienze, che doveva comunque farsi conoscere, doveva ottenere risultati. Ritorno un allenatore che naturalmente in questa piazza ha ottenuto grandi risultati, e quindi da me tutti si aspettano che come minimo faccia lo stesso percorso, e quindi so che non sarà facile, però le motivazioni ci sono, e quindi l'unica cosa che posso garantire è dedizione totale H24 esclusivamente per l'Avellino. Se io potrei rispondere sul fatto di giugno, se sei stato contattato? Assolutamente no, io sono sempre stato molto sincero con chiunque di voi in estate mi abbia interpellato. È normale che il mio nome è stato fatto, perché naturalmente collegato subito al nome di Enzo. Io con Enzo ci siamo visti che era fine gennaio, inizio febbraio, quando Enzo non era ancora il direttore sportivo dell'Avellino. Ci siamo visti per cose nostre, nel senso di auguri per la nascita della sua seconda bambina. Quindi è stato un modo per ritrovarsi. E tutto lì. Scusa, non voglio essere pungente. Proprio non è il caso. Il fatto del direttore sportivo qui, Enzo, ha detto Massimo a carta bianca. Carta bianca significa solo che naturalmente loro sanno che allenatore hanno preso. Un allenatore
che si prende le proprie responsabilità e soprattutto è in questo mondo da più di 40 anni, quindi conosco ogni dinamica e quindi posso anche, senza offesa, guidare, dare qualche consiglio affinché tutti noi riusciamo a portare, come si dice, la barca in porto. Solo quello. Poi ti ripeto, abbiamo la stessa visione, quindi non c'è stato... Infatti sei andato d'accordo per tanti anni. Non c'è stata veramente la necessità di come posso dire, di spingere su qualcosa piuttosto che un'altra. Nel momento in cui a me il presidente mi ha detto, mister, io voglio fare questo, questo e questo, in un anno e mezzo voglio fare questo, questo e questo, va bene, io non ho messo condizioni, abbiamo solo trovato l'accordo naturalmente contrattuale, c'erano naturalmente delle vedute diverse, ma per la volontà comune di fare questo matrimonio ci siamo venuti incontro e oggi sono qua. Grazie, sei stato chiaro come sempre. Grazie. Buonasera, bentornato. Ciao Marco. Allora, a chi ti compresa, insomma, dice che hai tutto da perdere, io dico che sei fortunato e hai tutto da guadagnare, qua la vediamo diversamente. Torni ad Avellino in un momento particolare della tua carriera, ci torni prendendo la squadra nei play-out, perché a Francavilla stavamo nei play-out, ci torni con un'unità d'ambiente che è impossibile forse immaginare quando sei andato via, e le persone si apprezzano quando non ci sono più, forse nel tempo, e torni con una società che ti ha prospettato, quindi qualcosa da raggiungere, e per questo ti chiedo innanzitutto, ecco, non dove vuoi arrivare a gennaio, ma la prima cosa, se tra le tante figure che hai previsto c'è anche un mental coach, perché sta squadra che io vedo sempre ha dei momenti di amnesia, cioè è capace di fare 30 minuti a Francavilla, dove a me sembrava di rivedere l'Avellino di Bologna, e poi si perde in un bicchiere d'acqua e rischiamo di trovarci da 2-0 a 2-3, quindi penso devi lavorare soprattutto sull'aspetto mentale. E poi brevemente, se hai sentito il tuo ex calciatore taurino che in questa avventura è stato un poco sfortunato. Ah, è chiaro che il mio mestiere è anche quello di naturalmente essere tra virgolette un po' psicologo, no? Perché comunque i tanti anni di esperienza da calciatore naturalmente ti fa capire cosa pensa il calciatore. Poi sapete che anche nella mia precedente esperienza c'è una figura per me importantissima come Pietro Bianco, che è qui presente, che comunque era un mio confidente, nel senso che lui ci parlavamo spessissimo, ci confrontavamo e lui a volte mi dava un po' quella che poteva essere la chiave, no? per entrare in determinate situazioni, però poi con la squadra ho sempre poi parlato io, con i ragazzi è importante il confronto continuo, è importante cercare di trovare poi quella che è la chiave giusta, perché poi ogni ragazzo ha la sua chiave d'entrata, ognuno ha il suo carattere, ognuno ha la sua personalità, ognuno ha le proprie fragilità. Non dimentichiamo che purtroppo sono ragazzi, sono ragazzi di 20 anni, ragazzi di 25, ragazzi di 30 anni, anche a 35 credo che sia ancora un ragazzo, quindi è normale che sono dei professionisti, vengono naturalmente spesso criticati per il fatto che guadagnano tanto, però rimangono comunque degli esseri umani e quindi a volte bisogna capire e essere un po' meno cattivi nei giudizi, e quindi la figura, ripeto, è fondamentale, e quindi naturalmente al più presto sono sicuro che Pietro mi possa ancora affiancare per potermi dare una mano, in modo che sia anche per me una valvola di sfogo nei momenti difficili che sono sicuro dovremo comunque affrontare. Su Taurino non l'ho sentito, voglio solo naturalmente approfittare per mandargli comunque un saluto, perché da allenatore capisco assolutamente tutte le difficoltà che lui ha dovuto affrontare. Come sempre ha pagato anche colpe non sue, e noi allenatori siamo quelli che poi paghiamo in prima persona, è capitato anche a me, quindi fa parte del gioco, quindi non mancherà con più calma di poterlo sentire e salutare.
Andiamo con le ultime tre domande rapidissime perché il mister deve preparare l'allenamento. Nel frattempo libero anche lo staff tecnico che raggiunge mister Pagotto in campo per sistemare le cose. Grazie. Salve mister, Federico Spinelli, Spina TV, bentornato. Le chiedo mister, tutti i calciatori l'abbiamo visto in campo nell'allenamento a porte aperte ma anche post partita, c'è proprio un entusiasmo ritrovato, l'hanno detto stesso loro, comunque si respira un'aria diversa, quindi le chiedo in primis cosa le ha detto e cosa ha fatto per far sì che ritrovassero questo entusiasmo. Poi la seconda è una battuta, abbiamo visto al primo allenamento che ha dato un buffetto a Casarini, se ci vuol dire cosa gli ha detto, grazie. No, ti ripeto, ho cercato di lavorare sulle motivazioni e soprattutto a far capire loro, l'ho detto anche in precedenza, cosa significa indossare la maglia dell'Avellino. In ogni squadra ha un suo DNA, va bene? E quindi l'Avellino c'ha il suo DNA. Io ricordo sempre da ragazzo, no? Le partite dell'Avellino che facevano vedere in Serie A su Telecapri, no? Io mi ricordo sempre sto campo bagnato, sto campo inzuppato, e quindi la lotta, la sofferenza che è rimasta nel DNA dell'Avellino, e noi queste cose le dobbiamo mettere sempre, poi ci mettiamo la qualità, capito, che abbiamo, ma il tifoso innanzitutto vuole vedere questo e noi dobbiamo mettere questo. Poi se vinciamo siamo tutti contenti, se il risultato è diverso, però sappiamo di essere usciti dal campo avendo dato tutto, non potendoci rimproverare niente. Poi l'errore tecnico fa parte del gioco, ragazzi. Un cross sbagliato, un tiro sbagliato, un gol sbagliato, ci sta, fa parte del gioco. Ma noi dal campo dobbiamo uscire a testa alta. E questo è quello che ho detto ai ragazzi. E insomma, la partita di sabato ha dimostrato che hanno subito percepito quelle che sono state le mie parole, però ragazzi una rondine non fa primavera e quindi dobbiamo rimetterci in gioco subito, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento e naturalmente partita dopo partita. Casarini non mi ricordo, però sono buffetti dove tu gli dici qualcosa e poi è come dire, e cercare di far capire che sei l'allenatore, quindi da una parte pretendi, ma anche, c'è anche un aspetto umano che credo sia fondamentale per far sì che in modo che il calciatore ti dia tutto se stesso, insomma, per te. Bentornato. Ciao Massi. Abbiamo ritrovato un Rastelli anche diverso, anche nel linguaggio da manager, l'hai anche detto anche nel tuo intervento, quando hai fatto riferimento a quello che potrà essere il tuo operato in simbiosi con la società, anche in virtù del mercato di gennaio. Al di là delle belle parole del Presidente, di cui oggi abbiamo apprezzato più che mai il suo intervento, ti ha dato precise garanzie anche per il mercato di gennaio, anche perché questa è una squadra non tua, e quindi dovrai fare da qui fino a gennaio un super lavoro per risollevarla e anche per dare un'identità tattica. A proposito poi di identità tattica, il tuo Avellino 1.0 si era contrassegnato per il 3-5-2, poi nel corso della tua carriera hai modulato più volte l'assetto tattico. Quale secondo te in questo momento, in base anche a quei pochi, il poco lavoro che hai fatto, quale potrebbe essere secondo te la veste tattica migliore per questa Avellino? Forse ti ho fatto una domanda un po' troppo pretenziosa rispetto a quello che finora è il lavoro che hai fatto sul campo, che è davvero poco. No, per quanto riguarda, ripeto, a gennaio, come ho detto in precedenza, sono bastate le parole del Presidente. Il Presidente mi ha chiamato, mi ha detto quella che era il loro obiettivo, qual era la, le cose che volevano fare, quindi da parte mia non c'è stata nessun tipo di richiesta perché è partita già da loro, va bene. Io in questi due mesi devo valutare l'organico che ho a disposizione, i ragazzi che ho in questo gruppo, cercando di, attraverso il lavoro di migliorarli sempre, e poi vedere a gennaio quali sono le caratteristiche che mancano in base al calcio che voglio fare. Ti ripeto, i sistemi di gioco li possiamo fare tutti, è l'ultimo dei problemi. Da qua a gennaio devo cercare di sfruttare gli uomini che ho a disposizione, metterli nelle migliori condizioni possibili per esprimere le loro potenzialità, e poi, lo sapete, io non sono un integralista, perché il primo anno abbiamo iniziato 4-4-2, abbiamo vinto il campionato quando a Pisa ho fatto il 4-3-1-2, in B abbiamo giocato col 3-5-2, e poi nei finali abbiamo anche
fatto il 4-3-1-2, quindi al di là di quello è sempre l'interpretazione, perché un 4-3-3 può essere un 4-5-1 se ti difendi negli ultimi 30 metri per 90 minuti, e un 4-3-3 può essere super offensivo naturalmente se tu alzi il baricentro e naturalmente diventa più propositivo e non vai a subire la partita. Quindi i sistemi di gioco sono tutti vincenti e tutti perdenti, dipende solo dall'interpretazione. E io devo solo, ripeto, mettere in campo i giocatori nelle migliori condizioni possibili. Poi tra 2 mesi ne riparliamo. Sul gennaio. Ho già risposto. Buonasera mister, ciao. Lei tra le righe ha detto se ho accettato perché abbiamo una visione in comune. La società ha scelto la linea verde, la linea giovane, quindi lei si ritrova giovani interessati, per esempio Lorenzo Moretti, grandi capacità condizionali, magari si deve solo lavorare per farlo crescere caratterialmente, lo stesso Lorenzo Gambale, che molte volte però insomma scarica la palla e non si prende le sue responsabilità. Quindi questo adesso tocca a lei. Io adesso ho detto Lorenzo Moretti e Gambale per dire tutti i giovani che insomma ci sono in questa squadra e che De Vito ha voluto, perché comunque si è cambiato rotta, è inutile che parliamo ancora di tromboni insomma che non servono più. Io penso che noi dobbiamo andare avanti con i giovani, con il cambiamento. Volevo chiedersi Lorenzo Moretti se continuerà a giocare come centrale oppure ritornerà nel suo ruolo originario, e appunto su Gambale se insomma inizierà a prendersi un po' di più qualche responsabilità. E poi Di Gaudio e Canutè quando saranno a disposizione, cosa cambierà insomma in avanti anche per Marcello Trotta, che magari avrà più occasioni. Allora, per quanto riguarda i giovani, voi lo sapete, mi conoscete bene, per me problemi di carta d'identità non ne ho. Se uno è bravo, gioca. Va bene, quando abbiamo vinto il campionato 10 anni fa c'era Zappacosta 92, Bittante 93, Izzo 92, Panatti che era 93, Angiulli 92, dimenticato qualcuno? Quindi c'erano naturalmente quelli un po' meno giovani vicino che l'hanno fatti crescere attraverso il lavoro quotidiano, piano piano abbiamo resi calciatori più affidabili. In una piazza naturalmente esigente, dove naturalmente la personalità e il carattere deve andare anche oltre le qualità tecniche. E quindi questo non mi spaventa. Ti ripeto, giorno dopo giorno io conoscerò sempre di più le caratteristiche di questi ragazzi e in base poi alle prove che faccio durante la settimana mi rendo conto se uno può dare di più in una posizione piuttosto che un'altra. Qualcuno inevitabilmente in alcuni frangenti dovrà adattarsi per dare una mano alla squadra, perché fa parte di questo mestiere, no? A volte riuscire anche a coprire qualche ruolo diverso e basta. E prendo spunto da questa tua domanda anche per fare diciamo un po' chiarezza su Murano. Murano non è una punta centrale, non è una punta centrale, va bene? È normale che per esigenze in passato o come sabato viene impiegato in un ruolo che magari non sente suo, va bene? Però Murano sabato ha fatto tutto quello che io ho detto io. La pagella di Murano per me è 8. E non l'insufficienza che ha preso, per farvi capire. Però sappiamo che non è una prima punta. Però se noi vogliamo portare avanti un progetto dove dobbiamo cercare di far esprimere tutti al massimo, dove io penso che con qualcuno riesco comunque a fare qualcosa di diverso, lo faccio. Però ci vuole un po' di costanza. Non è che lo faccio mezza volta e poi abbandono. Va bene? Dove so che non ho alternative, vado avanti tranquillamente per la mia strada. Per quanto riguarda Di Gaudio e Canutè, naturalmente Di Gaudio settimana scorsa era già rientrato in gruppo facendo la settimana piena di lavoro, e quindi poi sabato l'ho buttato dentro negli ultimi 15 minuti, ha un'altra settimana ulteriore per naturalmente migliorare la condizione fisica. Canutè si è aggregato ieri, primo giorno ha fatto tutto il lavoro con la squadra, stamattina ha lavorato col gruppo, oggi pomeriggio lavorerà con la squadra e quindi sarà
completamente a disposizione per domenica. Ciao mister, ben ritrovato. Ciao. Ciao. Ascolta, 10 anni fa quando ti presentasti in conferenza stampa dicesti il pallone nei contrasti deve scoppiare, ricordo in particolare questa frase. Questa volta hai pensato ad una frase che possa sintetizzare questo tuo ritorno dal punto di vista temperamentale, dal punto di vista caratteriale? E poi mi faccio portavoce di una domanda del collega Pietro De Concilis che diceva il Catanzaro non è sicuramente la miglior partita in questo momento delicato, sugli obiettivi di classifica il quarto posto è alla portata? Allora, per quanto riguarda lo slogan sono sincero, perché credo che quello slogan lì era di un'efficacia che qualsiasi altro slogan non avrebbe la stessa forza, quindi il pallone deve scoppiare lo stesso, va bene? Quindi sotto questo aspetto mettiamola così. L'altra domanda... Momento difficile per affrontare il Catanzaro. Ah sì, vabbè, sappiamo... ...l'avversario e poi se il quarto posto è alla portata. Allora, sappiamo molto bene il valore dell'avversario, va bene? Sappiamo naturalmente i numeri, sappiamo la loro forza, non è a caso comunque il primo in classifica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non voglio stare a parlare molto dell'avversario. Per quanto riguarda l'obiettivo, te l'ho già detto. Pensiamo a domenica, poi pensiamo alla prossima. E alla fine vediamo dove siamo arrivati. Grazie mister, grazie a tutti. Grazie a voi. Ci disponiamo per la foto di rito con il presidente, il direttore, Giovanni, per la foto di rito. Lasciamo un attimo spazio alle telecamere, a tutte le telecamere da dietro. Lasciamo un attimo spazio alle telecamere e poi facciamo con i fotografi. Va bene? Ok, i fotografi. Vai.